E a Santa Maria La Fossa, nel Casertano, in un bene confiscato al boss dei casalesi Francesco Schiavone, ora ci sono attività a sfondo sociale ed ambientale. Francesca Ghidini. 50 ettari confiscati al boss dei casalesi Francesco Schiavone. Il consorzio AgroRinasce vuole trasformarli in una fattoria didattica, ma nel 2008, quando i lavori stanno finalmente per partire, il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti decide di trasferire qui 500.000 tonnellate di spazzatura per ripulire le strade della Campania. Rimossa l'immondizia, si sceglie un'altra destinazione d'uso, un'isola ecologica, un centro di educazione ambientale, un impianto di biogas per smaltire i liquami bufalini gestito da imprenditori del nord. E ogni giorno vengono caricate 200 tonnellate quindi di materiale, questo materiale passa attraverso il sistema tecnologico di produzione di biogas, il biogas finisce a attivare un motore da 1 MW di potenza, il quale produce poi calore da una parte, energia elettrica dall'altra che viene messa nella rete e quindi poi grazie agli incentivi del GSE per 20 anni avremo questo incentivo che ci permetterà di recuperare questo investimento importante che è stato fatto, perché stiamo parlando di circa 9 milioni di euro. Questo è il più importante investimento pubblico-privato realizzato su un bene confiscato in Italia, quindi per noi è una giornata di orgoglio. Il complesso realizzato è intitolato a Pio La Torre, il parlamentare ucciso da Cosa Nostra. C'è una legge che porta il suo nome, quella che istituisce il reato di associazione mafiosa e prevede la confisca dei beni per i mafiosi. Ricordiamoci sempre che per i mafiosi andare in galera è quasi un punto di onore, ma perdere i propri beni è la ferita più dolorosa che gli può essere inferta.